amici che con me avevano condiviso il progetto politico di Luca Presidente, nonostante la lista non ce l'abbia fatta a passare il vaglio della magistratura, diciamo che per una questione veramente amministrativa legata alle firme, noi siamo qui perché da buoni sportivi crediamo nella squadra, crediamo nel progetto non dei singoli, ma di quello di una squadra che tutti insieme raggiungono un risultato. E proprio per questo, perché crediamo nella squadra, siamo qui, nonostante non siamo più candidati, io e gli altri amici della lista casertana di Luca Presidente, siamo qui, abbiamo mantenuto il comitato aperto, continuiamo ad attaccare ai festi, continuiamo a chiedere il consenso alle persone, perché siamo dell'avviso che questo uomo può rappresentare ancora una speranza per la nostra campagna. E soprattutto per la nostra campagna. Naturalmente tutte le buone squadre hanno bisogno di un centravanti di sfondamento, eccolo qua, il nostro centravanti di sfondamento, perdonate i miei accostamenti calcistici, ma da ancora calciatore come sono, non posso per meno di farlo. Naturalmente la squadra di Luca Presidente ha deciso, anche con l'amico Giovanni Cusano e il suo staff, di continuare a sostenere il progetto politico di Vincenzo De Luca. E proprio per questo noi sosterremo apertamente, chiaramente, con trasparenza, uno dei candidati dell'altra lista civica che sostiene Vincenzo De Luca, Campagna Libera, e nel particolar modo l'avvocato Massimo Corino, che abbiamo qui tra noi. Dal primo momento ci ha fatto sentire la sua vicinanza, dal primo momento ha messo a disposizione quella che è la sua esperienza, la sua professionalità, diciamo il suo grande entusiasmo per questo progetto politico. Quindi noi di De Luca Presidente con grande entusiasmo sosteniamo Massimo e per la vittoria di Vincenzo De Luca. Io sarò molto breve perché credetemi, ascoltare Vincenzo De Luca è un grandissimo piacere e fa riavvicinare le persone alla politica, quindi ruberò giusto qualche minuto. Io Presidente, chiedo scusa se non chiamo Presidente, ma per me è già Presidente, e quindi se non ancora da un punto di vista numerico, sicuramente dal punto di vista passionale e diciamo di cuore. Allora io dirò qualche parola per quello che ci interessa. Noi sosteniamo la battaglia di Vincenzo De Luca perché crediamo che alcuni argomenti debbano essere approfonditi, debbano essere messi sotto i riflettori. Il primo è quello che ci riguarda più da vicino, lasciatemi parlare del fatto del nostro impegno sociale, culturale, sportivo. Noi come realtà e tante realtà come la nostra, quindi io mi sento anche un po' portavoce, portiamo avanti un discorso di sociale, di culturale, di sport vero, quello sano, quello fatto con i piedi nella polvere, quello fatto con le docce fredde, senza l'erba sintetica. Noi portiamo avanti, grazie alla mia famiglia e tutti gli amici che con noi condividono questo progetto, il discorso dello sport. Allora, e provo il nostro Presidente è quello di avere una maggiore attenzione per tutti questi impianti sportivi, perché gli impianti sportivi sono e rappresenteranno delle vie di fuga importanti a quelle che sono i pericoli della strada. Oggi avere dei ragazzi impegnati per 2 o 3 ore, 3 volte alla settimana in un campo sportivo, in una palestra o in qualsiasi altro luogo dove si fa sport, significa che quei ragazzi sono in un luogo sicuro e non stanno per strada a fare male. Poi un discorso importante merita l'attenzione verso le disabilità. Io ho ascoltato già il Presidente in più occasioni che presterà ancora maggiore attenzione a quella che è la cura verso le disabilità. Strettamente collegato a questo c'è la sanità. Io ho tra le mani, ho consegnato già al nostro amico Vincenzo una lettera di un nostro concittadino, l'amico Santelli, che con un figlio disabile al 100% lotta da mesi contro l'amministrazione regionale per vedere riconosciuto il diritto di un figlio che non può difendersi e continua a minacciare, a scrivere al Presidente della Repubblica e ad altri enti perché a Caserta
deriva del distretto di Caserta, vengono applicate regole diverse rispetto a Salerno e rispetto a Napoli. E pertanto questo padre, con un figlio che purtroppo ha avuto un problema serio che non gli consente di difendersi da solo, sbatte tutti i giorni contro una burocrazia regionale che non consente il riconoscimento di diritti sacrosanti, soprattutto per gli ammalati. E pertanto una maggiore attenzione soprattutto per coloro che soffrono. Presidente, noi abbiamo bisogno di cultura, abbiamo bisogno di arte, di musica, di spettacolo, abbiamo bisogno che tutti questi ragazzi che hanno studiato per anni al conservatorio possano sognare di poter vedere realizzato il loro sogno di poter essere musicista, di poter essere un ballerino, di poter essere un attore di teatro. Invece oggi verso la cultura c'è sempre meno attenzione e purtroppo meno cultura, purtroppo c'è meno, anche la società ne soffre, purtroppo la cultura non è soltanto la cultura dell'arte, ma è anche la cultura quella del vivere, quindi meno cultura d'arte, meno cultura del vivere. Chiudo dicendo che, caro Presidente, questa terra c'è bisogno di lavoro e di lavoro. Questi giovani, noi giovani, tutti i giovani, possono pensare e sperare di farcela solo con il lavoro. Ma non il lavoro promesso, il lavoro realizzato attraverso le cose che dici quotidianamente, e poi sicuramente lo ricorderai, abbiamo una riviera, forse una delle vie più belle d'Italia. Purtroppo non possiamo vantarcene, e io sono uno di quelli che purtroppo non può fare il bagno a mare nella propria provincia, mi devo spostare nel Lazio. Cioè io vado a mare nel Lazio, quando potrei fare il bagno a 30-40 km da casa mia. E quindi nel progetto politico di Enzo Trucco c'è quello di ridare dignità a un territorio. Io sono di Caserta e vado a fare il bagno a Caserta. Presidente, noi siamo qui tutti quanti questa sera e ti sosteniamo apertamente e fortemente perché crediamo soprattutto in quello che tu hai realizzato nella tua terra, che è un esempio, al di là delle chiacchiere e delle promesse, c'è una città che parla da sola. Con la mia fidanzata spesso dove andiamo? Andiamo a Salerno. Perché? Perché Salerno è bella, è pulita. Salerno è accogliente, ci sono tantissime attività commerciali che sono fiorite dal nulla e quindi è anche un piacere cambiare, vedere il mare, andare al ristorante, vedere il breakfast. Questo è quello che noi chiediamo al Presidente, che questo sogno della velocità diventi il sogno di un intero popolo che è il popolo campano. E poi ti dico l'ultima cosa, noi parlo adesso del discorso di noi casaggiovesi, datemi, lasciatemi dire una cosa da casaggiovesi, anche se ci sono degli amici che sono tanti che non sono casaggiovesi. Noi non possiamo non votare Vincenzo, perché una volta all'anno noi votiamo San Vincenzo sulla spalla. E quindi, per me che sono accollatore, il figlio di accollatore, il nipote di accollatore, io accollo San Vincenzo da 30 anni, è il Signore che ci manda San Vincenzo per riscattare il territorio. Presidente, bocca al lupo e grazie. Massimo Golini. Siamo domanda a voi, ditemi una cosa per ricordare.
esportare un metodo di lavoro che abbiamo utilizzato nella mia città nel resto della regione. Abbiamo fatto un lavoro credo straordinario, abbiamo fatto di una città la prima città d'Italia per la trasformazione urbana, per la raccolta differenziata, per le politiche ambientali, per i parchi urbani, per gli asili nido, per l'assistenza domiciliare agli anziani. Bene, per fare tutte queste cose non ci vuole granché, ci vuole la serietà, la concretezza, la tenacia, ci vuole la capacità di realizzare i progetti e ci vuole anche la capacità di essere uomini liberi, di preoccuparsi non di farsi rientro, ma di cambiare la qualità della vita della gente. Io ti ringrazio due volte. Ti ringrazio due volte per l'aiuto che mi hai dato all'inizio, tu, gli amici della lista, poi un inconveniente tecnico. Ma ti ringrazio due volte perché questo significa che c'era una motivazione profonda nella tua intenzione di andare. Vuol dire che non era un problema elettorale, era un'esigenza ideale di partecipazione, di cambiare le cose. E questo... Questo mi farà doppiare la mia gratitudine nei tuoi confronti e nei confronti degli amici. Abbiamo un candidato, beh, vi chiedo di, visto che non avete il vostro candidato della lista, di assumere Vincenzo De Luca come vostro candidato e di fare la battaglia anche per voi. Ci ritroveremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, se Dio vuole, ci ritroveremo. Se un altro, perché il mio modo di lavorare è questo, stare in mezzo alla gente. Noi abbiamo avuto 5 anni di isolamento della giunta regionale nelle stanze, negli uffici. Ma come si fa a governare senza avere il contatto con i cittadini? Ma non solo per avere la percezione di com'è la vita della gente di carne ed ossa, ma perché se non vai nei territori a vedere con i tuoi occhi le cose, se non vai sui cantieri, se non vai nei quartieri, se non vai sulla litorale, non ti renderai mai conto della realtà vera. Allora non ci vedremo perché continueremo a lavorare così, in mezzo alla gente, e ci vedremo perché noi dobbiamo avere il coraggio a Caserta di realizzare un sogno. Ve l'ho comunicato qualche settimana fa in una manifestazione che abbiamo fatto a Caserta. Io voglio fare del litorale casertano, del litorale Domizio, la Romagna del Sud. Portiamo in città in 3 mesi 2
2,5 milioni di visitatori. Sono nati in 2 anni 250 bed and breakfast, cioè ragazze e ragazzi che hanno affittato un appartamento, 5-6 stanze, hanno creato un'attività turistica che dura tutto l'anno. Ci sono dei bed and breakfast bellissimi, sono creditati tutto l'anno, cioè ragazzi hanno creato un'attività commerciale straordinaria. Sono nate decine di ristoranti, di bar, di pub. Le navi da crociera hanno prolungato la stagione crocieristica fino al 31 dicembre per vedere le luci. Abbiamo in città decine di congressi che avvengono in quel periodo, un'esplosione di economia. Provate a immaginare quello che possiamo fare qui, su tutto il litorale Venezia. Basta che noi abbiamo il coraggio di concentrare qui 100 milioni di euro, 200 milioni di euro. Dobbiamo fare la bonifica del litorale, ovviamente dobbiamo avere il mare pulito, dobbiamo avere i depuratori. Hanno fatto una gara per i depuratori, hanno sbagliato a fare la gara. Abbiamo perso 400 milioni di euro, sono dei disgraziati, una cosa incredibile, 400 milioni di euro. Non abbiamo ancora fatto la bonifica dei regionali, abbiamo ancora i regionali che sversano la copata, ma come è possibile? Abbiamo ancora le ecoballe, 6 milioni e mezzo di tonnellate di ecoballe a Giuliano, credo 1 milione probabilmente a Villa Vitelli, una cosa incredibile. Ma che turismo vogliamo fare se qui a 10 chilometri abbiamo le ecoballe, i rifiuti e le discariche ancora lì come erano 15 anni fa? Allora, voi dovete immaginare questo sogno. Quello che immagino io è di fare un grande viale monumentale con i platani, lungo 100 chilometri, ogni 100 metri, 200 metri, avere delle piccole aree di sviluppo, strutture per fare alberghi, piccoli impianti sportivi, centri benessere, centri congressuali, per 100 chilometri, 200 chilometri, sarebbe una cosa incredibile, meravigliosa, e il mare balneabile, il mare pulito, limpido. Poi facciamo anche il porto turistico a Castelvolturno, è incredibile, lo possiamo fare. A Salerno abbiamo fatto un porto turistico di 1400 posti barca in 17 mesi di cantiere, 17 mesi, cioè qui abbiamo nelle mani una miniera d'oro, se solo abbiamo la tenacia, la capacità di lavorare, la testa dura, se come dico io la vogliamo la tedesca da mattina alla notte, ce la possiamo fare, sarebbe veramente la lavoro per un'intera generazione. Poi avevo un'altra idea, fare il percorso dei tre, un'idea di sviluppo turistico, cioè unire in un unico progetto turistico la Reggia di Caserta, San Leggio, Carditello e Caidazzo, e fare in ognuna di queste regge un'attività di livello internazionale, o di promozione dell'artigianato di qualità delle sete, o di promozione della gastronomia, soprattutto dei prodotti lattiero-caseari, o di formazione professionale, fare una scuola di formazione di valore internazionale, portare giovani studenti dal resto d'Italia per avere la formazione turistica. E poi pensiamo di fare la Reggia di Caserta, un'idea che ha avuto Mimmo De Manzi, il sociologo che era direttore del Festival di Ravenna, fare a Caserta il Festival dei Festival, cioè fare per ogni stagione un grande festival di valore internazionale, di musica lirica, di teatro, di danza, cioè fare della Reggia un attrattore turistico permanente per tutto l'anno. Guardate, facciamo la rivoluzione. Allora io voglio chiedere a voi, che cosa ha avuto Caserta in questi 5 anni dalla Reggio di Ravenna? Che cosa c'è? Questa è la provincia che ha avuto meno di ogni altra provincia. Come si fa a votare per questi signori? Allora, il lavoro, questo sarà il centro del nostro programma, cominciare questo distretto turistico meraviglioso che deve cominciare a nascere a Caserta. Dobbiamo valorizzare i nostri prodotti. La vicenda della terra del fuoco è stata drammatica per le produzioni agricole a Caserta. Ma devo dirvi che l'aggressione commerciale ha colpito tutta la Campania. Nella mia provincia c'è Piana del Segre, che è lontana dalla terra dei fuochi. Ma quando ci sono dei rifiuti per strada, i prodotti della Piana del Segre per arrivare nei supermercati di Bolzano, di Milano, di Torino, devono essere commercializzati tramite aziende della Puglia, perché la gente non si fida. Ma voi avete capito che danno stiamo subendo. Bene, il mio impegno a eliminare da questa regione le ecoballe in 2-3 anni. Ripudiamo tutto.
precedente giunta regionale, ha sbagliato. Ma il problema è questo, voi che avete fatto in 5 anni, perché siete stati letti esattamente per risolvere i problemi? Niente. Hanno preso 4,5 milioni di euro di soldi da tra i fondi per pagare le partite di pallone, 12 milioni di euro per fare la comunicazione, cioè per pagarsi la propaganda elettorale in questa settimana, una vergogna. Noi ci sentiamo di fare questa sfida, vedrete, libereremo queste terre dalle compagne. Abbiamo dimostrato nella mia città che con i rifiuti ci sappiamo fare. Abbiamo, ripeto, risolto il problema dei rifiuti già da 5 anni, da 7 anni. Siamo alla guardia in Italia. I grandi servizi di civiltà hanno risanato la sanità. Tu hai letto la lettera di questo nostro amico che è un bambino disabile. Oggi la condizione della sanità campana è questa. Abbiamo i ticket più alti d'Italia e le liste di attesa più lunghe. I ticket sono 56 euro per i laboratori. Questi ticket sono stati introdotti dalla Presidente della Giunta regionale, poi l'ha raccontato Frotto. I ticket in parte è dello Stato, ma in parte è della Regione. La Regione ha introdotto a ottobre del 2010 il ticket per i laboratori 5 o 10 euro e il ticket per i medicinali 1 euro o 2 euro. La Regione Campania paga 420 milioni di euro l'anno per le addizionali IAP, 120 milioni di euro l'anno per i ticket, 20 milioni di euro per l'addizionale sulla tassa di circolazione. Nonostante questo abbiamo cancellato le politiche per i disabili. Un padre di famiglia che ha un bambino disabile deve fare una lista di attesa di 1 anno e mezzo per sapere dove portare il proprio bambino a farsi curare. È una cosa vergognosa, per una mammografia in alcune ASL della Campania c'è una lista di attesa di 10 mesi. All'Istituto Pascale, che è un istituto di livello internazionale per i malati gravi di tumore, la lista di attesa è di 3 mesi e la sala operatoria rimane aperta un giorno alla settimana perché non hanno il personale, non hanno gli anestesisti, non hanno gli infermieri. Dovrebbero vergognarsi. E nei pronto soccorsi gli ammalati sono parcheggiati nei corridoi come animali, altro che abbiamo risanato, avete risanato sulla carne viva dei cittadini. In più abbiamo 6.200 dipendenti in meno nella sanità della Regione Campania dal 2011 ad oggi. Questo è il risanamento. Poi che fanno? Ogni anno arriviamo ai tetti di spesa, per cui a settembre si interrompono le prestazioni. Non si danno le medicine gratis, non ci sono le analisi gratis, o paghi in tasca tua oppure se ne parlano prossimo. Vergognati. Ma che cosa avete risanato? Hanno devastato la sanità pubblica, poi fanno finta di inaugurare l'ospedale del mare. E il giorno dopo, lo giuro, ma vergognati, solo per questo dovrebbero essere cacciati, per aver offeso la dignità e la civiltà dei cittadini di Campania di Napoli. Abbiamo un policlinico a Caserta, quanti anni sono? 10 anni, 15 anni. Ma voi pensate che si farà mai quel policlinico se non arriva dell'una alla Regione Campania? Lo potete scordare, passeranno altri 3 secoli con i tempi che hanno questi alla Regione Campania. Una vergogna solo. I trasporti. Non lo voglio rovinare perché è poco essenziale. Abbiamo ridotto i trasporti pubblici in Campania, una condizione vergognosa. Anche qui, in 2 parole, abbiamo dimezzato le corse e abbiamo aumentato le vie. Questo è il risultato. Il TIC che hanno introdotto, il TIC, il nuovo biglietto, ha significato semplicemente un aumento del 20%. Noi abbiamo fatto una proposta, vedo tanti giovani, per dare il trasporto gratuito a tutti gli studenti di scuole medie e universitarie sotto i 35.000 euro. Trasporto gratuito, altrimenti i ragazzi non possono neanche andare a frequentare l'università. 10.000 euro di prestito d'onore per completare la formazione universitaria, poi si restituiscono i soldi quando si lavora e soprattutto borse di studio a tutti gli studenti meritevoli nella fascia di reddito dei 35.000 euro. Trasporti in giro, il porto di Napoli commissariato da 2 anni e mezzo perché il Presidente della Regione vuole far nominare un esponente parlamentare di Forza Italia. E il porto di Napoli sta perdendo traffici e rischia di morire. Trasporto.
sburocratizzazione. Per fare tutte queste cose noi dobbiamo sburocratizzare la regione Campania, ma sapete che in Campania per mettere un gazebo in un cortile o sul terrazzo dovete mandare il calcolo del cemento al genio civile per avere l'autorizzazione sismica. Sapete che una valutazione di impatto ambientale se ne passano tre anni. Io sono per sburocratizzare tutto, per introdurre l'autocertificazione per piccoli progetti. Il tecnico certifica sotto sua responsabilità che il progetto rispondente alla legge, dopo che apriamo i caparroni industriali, le attività commerciali artigianali, la gente ha bisogno di... Mi è capitato di visitare una grande fabbrica qui a Caserta, la Ferrarelli. Ho parlato con l'acqua minerale, ho parlato con il titolare dell'azienda, mi ha detto guarda nel mio parco abbiamo un'altra sorgente. Ho presentato un progetto, 40 posti di lavoro, che imbottiglia l'acqua di un'altra sorgente. Sto aspettando dalla regione Campania da un anno e mezzo un timbro, 40 posti di lavoro, non si muove una foto. Fondi europei, noi dobbiamo utilizzare fino all'ultimo euro i fondi europei. Quest'anno restituiremo all'Unione Europea 3 miliardi di euro. Questo è un delitto in una regione che ha il 60% di giovani disoccupati. Siccome stanno raccontando frotto nell'ultimo mese di campagna elettorale, apro una parentesi. Per 5 anni, voi non sapevate nemmeno che esistesse il Presidente della Regione. L'ultimo mese in giro, che vi serve? I soldi, i fondi europei, i contributi, l'agricoltura, i giovani, le aziende, miserabili. Per i fondi europei almeno la metà dei grandi progetti sono a zero, quindi perdiamo questi finanziamenti. Grande progetto Reggi Lagni a zero. Grande progetto Bagnoli a zero, grande progetto Mostra d'Oltremare a zero, grande progetto Porto di Napoli, abbiamo perso 150 milioni di euro a zero, grande progetto Napoli Est a zero, bonifica del fiume Sarno a zero, protezione della costa del Cilento a zero, corpi idrici superficiali nella regione interna a zero, 1.300 milioni di euro persi che scivolano nella prossima programmazione, cioè ci stiamo mangiando anche i soldi del prossimo ciclo europeo, è una vergogna. Allora noi ci candidiamo per investire fino all'ultimo euro, devi avere il coraggio a decidere, la regione non può morire di pan democratica, dobbiamo decidere. E vi devo dire con grande chiarezza, chi non ha il coraggio di decidere è meglio che se ne vada a casa. Ci vuole chiarezza, ci vuole capacità amministrativa e ci vuole coraggio. Io sono tra quelli che hanno avuto una condanna per abuso in atto d'ufficio perché ho nominato un signore project manager anziché coordinatore del gruppo di lavoro. Perdonatemi solo questa parola un po' così, non me ne fotte niente.
I presentabili sono quelli che si prendono i voti, il Cesaro di Cosentino, cioè il presidente attuale, non noi. A me hanno detto che c'è uno presentabile alle liste perché fa l'avvocato penalista di grandi delinquenti. Io, un avvocato penalista che difende i monaci, i trappisti e i francescani, non lo mai so. Sono cose da pazzi, una campagna speculativa indegna, quello di vendere come fai i penalisti, i frati minori, un altro perché il padre 10 anni fa era stato condannato per il sequestro dei beni, poi è stato assolto, gli hanno restituito i beni e lo hanno pure risarcito. Che dobbiamo fare? Li dobbiamo mettere in marcia a vita? Allora stiamo attenti perché c'è gente in Italia che è interessata a tenere sotto i piedi Napoli, Caserta e la Campania, perché hanno interesse a colpirci sul piano commerciale e produttivo. Altro che storie, sanno tutti quanti in Italia, lo sanno tutti quanti, che se in Campania c'è una speranza di buttare i delinquenti fuori dalle istituzioni, questa speranza si chiama Vincenzo De.
cappuccino di mozzarella con la cioccolata di pollo. Grazie a tutti, grazie.